Ehi, ma guarda un po' chi c'è, come stiamo andando? Oggi parleremo di regole. No, no, tranquilli, non voglio imporvi regole in un mondo che ne ha già abbastanza. Vedremo quelle invece che ci sono nei vari paesi e nelle varie città e dove volete. Perché non avrete sicuramente pensato che l'Italia sia l'unica a fare delle leggi, vero? Anzi, sentirete tante di quelle cose in questo top che vi sembrerà più una barzelletta. Prima vi ricordo di passare sul canale Telegram ufficiale del canale per tanti sconti e altro. E se siete seduti o sdraiati o seduraiati, che è sempre il meglio, partiamo! Vietato morire. Esiste un posto nel mondo dove è vietato morire. Come se non fosse abbastanza ovvio, ma andiamo con ordine, visto che non è proprio come ci si aspetterebbe. Accade a metà tra la Norvegia e il Polo Nord, nelle isole Svalbard, in un posto chiamato Longyearbyen. Non l'ho pronunciato per niente giusto, ma andiamo avanti. Qui le temperature potrebbero congelare un mammut e tenerlo fresco per milioni di anni, visto che raggiungono i meno 30 gradi molto spesso. Per questo motivo i corpi non si possono decomporre e la costruzione dell'ultimo cimitero risale al 1918. Anzi, più che cimitero è una gigantesca cella frigorifera con corpi perfettamente intatti dopo la sepoltura. Quindi, come avrete capito, in realtà non esistono cimiteri. E il governo ha approvato delle leggi severe sulla morte e gli abitanti vengono sorvegliati per impedire a chiunque di compiere gesti estremi. Negli anni 50 fu fatta una scoperta allucinante. Le tombe di cui vi parlavo prima dovevano essere risistemate e messe un attimino a posto. Una volta tirate fuori alcune bare, si scoprì che i corpi al loro interno non si erano decomposti quasi del tutto. E alcuni decenni prima l'influenza spagnola aveva causato una tremenda epidemia nel mondo e anche da queste parti. Si temeva quindi che il virus si fosse conservato bene anch'esso, rischiando di infettare qualcuno. Così, dopo aver bruciato i corpi, si decise di non aprire mai più quel cimitero e di non costruirne più. Divieto di stregoneria. La caccia alle streghe e le stregonerie varie con magia nera o verde o fucsia, che ne so, sono stati argomenti discussi moltissimo centinaia di anni fa, ma ormai quasi nessuno crede a certe cose, o no? Quasi, perché in Canada esisteva una legge che ne impediva l'utilizzo. Esatto, se andate in Canada non potete fare stregonerie, o almeno non potevate. Mi dispiace, Harry Potter non è il tuo paese. Non è proprio una stupidata, il tutto ha senso. Nel 2012 un individuo ha pagato $14,000 un fantomatico stregone per liberarsi di una maledizione. E prima ancora una donna aveva speso più di $20,000 per liberarsi dello spirito della sorella che la possedeva. Per questo motivo il governo, visti i ripetuti segnali di truffa, ha deciso di creare questa legge nella sezione 365 del codice penale canadese. Coloro che in maniera fraudolenta pretendono di esercitare o usare qualunque tipo di magia, stregoneria, fattura o sortilegio, o promettono dietro compenso di prevedere il futuro o fingono di avere le capacità o le conoscenze occulte per trovare dove e in che maniera un oggetto perduto o rubato possa essere ritrovato, sono colpevoli di un'offesa punibile con una condanna. Questo è ciò che c'è scritto più o meno, ma nel 2018 era stata abolita perché era molto incerta la situazione e in pochi capivano cosa si intendesse per stregoneria. Vietato tirare lo sciacquone. Qual è il rumore più fastidioso del mondo durante la notte? No, non le sirene della polizia o dell'ambulanza, o i netturbini che prendono il vetro e le lattine, ma lo scarico del WC. Quanto odio chi tira lo sciacquone la notte mentre sto dormendo. Infatti, se siete come me, la Svizzera potrebbe rivelarsi un bel posticino. Qui esiste una legge che vieta alle persone di tirarlo oltre le 22. Esatto, la sera dovete trattenere i bisogni o trovare un modo per non dare fastidio al vicino, perché se volesse potrebbe denunciarvi per rumori molesti, proprio il motivo per cui è stata creata questa legge. E per di più i maschi non possono fare la pipì in piedi dopo quell'orario, perché appunto farebbero troppo rumore. Per risolvere il problema molte aziende stanno cercando di costruire water più silenziosi possibili. Alcuni addirittura sparano un bel profumino dopo che avete finito. Ma rimane comunque il problema del non poter fare la pipì in piedi, quella mi sa che non è risolvibile. Vietato masticare le gomme. Le gomme da masticare sono difficili da rimuovere da qualunque superficie. Specialmente per le strade moltissimi operatori passano ore e ore a cercare di toglierle. E impiegano 5 anni a decomporsi queste cose. Infatti a Singapore lo sanno benissimo. È uno dei posti più puliti del mondo e dal 1992 esiste una legge che ne vieta la vendita e il consumo, così da risparmiare moltissimo sulle pulizie delle strade.
che erano spesso e volentieri rovinate da queste cose. Nel 2004, capendo che era un po' strana come cosa, hanno deciso di ammorbidire la legge, consentendo l'utilizzo soltanto con la prescrizione. Sembra quindi che si possano trovare solo in farmacia. Io non ci sono mai andato, ma se qualcuno ha fatto un viaggetto là di recente mi faccia sapere assolutamente nei commenti se è vera o meno questa storia. Viaggiare nel tempo. Sì, ecco, non è che sia vietato viaggiare nel tempo. Dai, se fosse possibile infrangerei la legge un centinaio di volte per cose mie personali. Tipo impedire a mia sorella di mangiarsi l'ultimo pacchetto di croccantelle che avevo conservato nei momenti di bisogno. Ma a parte questo, in Cina sono vietati tutti i film che parlano di viaggi nel tempo. Terminator, Ritorno al futuro, oppure altri come L'esercito delle 12 scimmie del 1995. Questo vale anche per le serie TV. Il Partito Comunista Cinese che governa il paese sostiene che i film non dovrebbero contenere personaggi che viaggiano indietro nel tempo e riscrivono la storia, perché va contro il rispetto della tradizione cinese. A questo si aggiungerebbe la mancanza di rigore scientifico esistente nella maggior parte dei contenuti legati ai viaggi nel tempo. Guidare. Negli Stati Uniti, come sappiamo, esistono moltissime leggi alquanto stupide anche. Qui potrei farci un intero video, anzi, forse più di uno volendo. Per esempio, quando si guida in auto bisogna imparare davvero tante, ma tante leggi, in base alla città in cui lo si fa. In Alabama, per esempio, ma che cavolo, devo proprio dirlo? Beh, non si può guidare con gli occhi chiusi. Ma non era una cosa ovvia? Si può guidare contromano in una strada, però a senso unico se si tiene una lanterna ben visibile davanti alla macchina. No, non chiedete per favore, non so nemmeno io cosa dire. In Tennessee le donne possono guidare un'auto solo se c'è un uomo che corre o cammina davanti sventolando una bandiera rossa, per avvertire gli altri automobilisti e i pedoni del suo arrivo. In California è proibito al conducente saltare fuori dall'auto se supera le 65 miglia all'ora, cioè 105 km orari, oppure guidare indossando una vestaglia. E per concludere, è proibito guidare con un gorilla sul sedile posteriore in Massachusetts. La polizia potrebbe multarvi. Beh, ecco, se avete intenzione di portarvi un gorilla negli Stati Uniti, cercate di ricordare il posto da evitare. E in Italia? Ovviamente, come in ogni altra parte del pianeta, pure in Italia ci sono leggi che è meglio rispettare, anche se a volte davvero tanto ridicole. A Eboli sono molto preoccupati per la salute degli automobilisti e dei pedoni, e quindi cercano di vietare tutti i comportamenti che potrebbero provocare incidenti, tipo baciare il proprio partner mentre si guida, altrimenti si rischiano 500 euro di multa e ritiro della patente. Ma tra le leggi più ridicole degli ultimi tempi mai viste in Italia abbiamo quella sugli Uber, diventata obbligatoria già da metà dell'anno scorso. Come saprete, la guerra tra tassisti e Uber è molto accesa. Questi ultimi offrivano prezzi migliori e soprattutto velocità. Ma ora con questa nuova direttiva sono stati costretti ad aumentare i prezzi e rallentare i tempi. Dopo ogni corsa sono costretti a tornare in un punto preciso, prima di poter accettare un nuovo cliente. La comodità di fare l'Uber era proprio questa, cioè fermarsi in qualunque posto aspettando che qualcuno con l'applicazione chiamasse. A quanto pare l'Italia è l'unico paese in Europa, se non al mondo, ad avere questa legge. Vietato sposarsi. Il Giappone è veramente il posto delle stramberie per eccellenza, e sapete che vi dico, adoro quel posto. Ma ho scoperto di recente che anche le leggi lì sono alquanto strane a volte, e lasciano gli occidentali molto molto sorpresi. Per esempio, una abbastanza strana riguarda le donne. Ripeto, solo le donne. Se divorziano, devono aspettare 6 mesi prima di risposarsi. E se in quei 6 mesi hanno avuto un bambino, legalmente l'ex marito diventa il padre. Non so per quale motivo, ma non penso mi sposerò in Giappone, quindi mi riguarda poco. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto. In questo caso lasciate un bel mi piace. E le prime magliette stanno arrivando, sia per il contest che per la vendita, quindi state sempre seduraiati in allerta. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.